Allora ragazzi, piccola presentazione. Come si vede sono a casa, sono in tenuta proprio casalinga, una cosa lasciamo perdere. Purtroppo non c'è lavoro, quindi. Vi ricordate che vi avevo detto che avevo convinto il mio amico Mirko, Mirchino, detto CB Tarantola, a fare i video, insomma, doveva prendere la camera, insomma, ce l'ha fatta, la camera gli è arrivata, ha incominciato a fare i video. Ve lo presento qui in questo video, sta incominciando, quindi non è che siamo tutt'altro che professionisti, e lui è un po' timido, un po' riservato, ma insomma, è arrivato anche lui. E niente, ve lo ripresento, vi ricordo, lui è un mio carissimo amico. Ed ex collega di lunga data, ci siamo ritrovati dopo tantissimi anni. Siamo stati colleghi insieme, abbiamo passato veramente dei momenti bellissimi insieme. E lui era soprannominato Tarantola, CB Tarantola, perché un nostro carissimo amico e collega che purtroppo non c'è più, il Marietto, praticamente lo chiamava Tarantola per due motivi. Uno era perché quando lui, ogni volta che lui arrivava, scendeva dal camion, cioè tutto agitato, no? Non gli andava mai bene niente, era agitato, porco qui, porco là, eccetera, eccetera. L'altro motivo era perché lui guidava l'autotreno, era arrivato da noi, era giovane anche lui, fresco, gli aveva dato un autotreno, uno scarrafone gli aveva dato in mano, e l'hanno mandato in un posto dove non voleva andare nessuno con l'autotreno, e lui chiaramente, essendo, come spesso accade, no? A quelli nuovi lo mandano sempre nei posti quelli bellissimi, e lui insomma è riuscito a mettere questo autotreno in questo buco che era una cosa allucinante. È riuscito senza problemi a metterlo, proprio senza problemi, a mettere l'autotreno dentro questo buco. E allora questo nostro carissimo amico, quando è sceso dal camion, anche lui era tutto sudato, si era impegnato comunque a fare la cosa, e gli ha detto: Mirko, sei proprio come la tarantola, dice, tu sto autotreno lo infili in qualsiasi buco, come la tarantola si infila in qualsiasi, come i ragni si infila in qualsiasi buco. E quindi niente, da lì è rimasto Tarantola ed è rimasto. Vabbè, comunque ve lo presento, ha fatto un piccolo video, è il suo primissimo video che fa, e quindi niente, dai, benvenuto Mirko, benvenuto Mirchino, io sono Mircone, si vede, e spero di rivedervi presto anch'io sul camion, con un video sul camion, perché significa che insomma si lavora e quindi che va tutto bene. Quindi vi lascio a Mirko, ci vediamo, fate i bravi, mi raccomando, seguiteci, metteteci un mi piace, insomma guardate sti video, insomma se vi piacciono, se non vi piacciono guardate altro. Io nel frattempo mi sbavo qualcosa e ce la sentiamo. Ciao ragazzi, di nuovo, a Mirko. Eccomi qua, io sono Mirko, l'altro Mirko. Mircone ha già fatto una semipresentazione. Mirchino, perché lui è Mircone, detto Tarantola, simpaticamente spiegato da lui. Niente, iniziamo oggi, primo video, e faremo questo vlog, questa cosa insieme, per passione, per spiegare un po' simpaticamente, far vedere il nostro lavoro, come ci muoviamo, chi siamo, cosa facciamo, e le problematiche, un po' di tutto, sicurezze stradali, problematiche nelle aziende, carichi, scarichi, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, quello che dovremmo fare, quello che in realtà facciamo,
quello che facciamo, quello che non dovremmo fare, che facciamo. La realtà delle cose, sul lavoro, quello che avviene, il perché, il come, il comportamento degli altri, sulla strada, le difficoltà che troviamo nel comportamento degli altri, quello che gli altri non si rendono conto, un po' tutto, insomma, tanta curiosità, tanta cosa, simpaticamente, come fossimo in famiglia, amici da sempre, quindi con molta serenità. Va bene. Iniziamo con qualche video. Ciao, alla prossima. Bene. Io e Mircone ci siamo conosciuti 20 anni fa. Sono andato a lavorare in questa azienda dove c'era. No, lui lavorava nell'altra e io lavoravo con suo papà. E subito al primo giorno ho conosciuto sia lui che suo papà ed è nata una bella amicizia. Ci siamo trovati molto bene sul piano lavorativo, sul pensiero, sulla passione, sul modo di vedere le cose, su tante cose è nata questa amicizia. Abbiamo iniziato qualche viaggio insieme, siamo divertiti, abbiamo fatto anche molta fatica insieme, parecchia strada insieme, qualche avventura nel senso buono in strada, difficoltà e quant'altro. Io portavo l'autotreno, lui aveva una motrice, tutti e due con due scatafasci di camion e ci sorreggiavamo un po' il morale vicevolmente rispetto agli altri che magari avevano le macchine nuove, però insomma eravamo giovani, avevamo 20 anni. E niente, così è nata questa bella amicizia, poi ci siamo persi per motivi di vita, rose di vita, dopo 15 anni ci siamo ritrovati grazie a Facebook. E tutto è ricominciato come se fossi stato il giorno prima. Finché lui ha cominciato a mettere su un paio di video, mi fa: ma perché non ti prendi la telecamera che tu facciamo dei video? Sono un po' titubante, sono uno che piace mostrarmi, farmi vedere, però vabbè. La cosa mi è piaciuto come le faceva, mi è piaciuto quello che mi metteva dentro per invogliarmi, per farmi vedere, per fare le cose. Vabbè, alla fine ho accettato, proviamo un po' questa cosa qui, tanto è una cosa la nostra simpatica e sono volentieri. E mi ha coinvolto dentro questa cosa qua. Boh, spero di. Si parlerà appunto delle varie situazioni, delle cose anche nostre, magari appunto per strada, appunto così. Questo è il nonno al rondò, sembra che non aspetta per buttarsi, poi frena. E si spiegano un po' di tante cose, dai. Io non ho sul baracchino il cosiddetto CB perché questi anni ho preferito toglierlo, in quanto più che parolacce, insulti, andare a litigare non si faceva, già si litiga per strada normalmente, c'è molta arroganza, molta villaneria, molto menefreghismo e molta prepotenza oggi, e guarda questo. E quindi ho preferito toglierlo, anche perché sono uno che se mi girano un po' i coglioni ci penso 2 volte. Non ho mai picchiato nessuno. Però un paio di volte mi hanno fatto incazzare, mi sono andati via. E allora voglio evitare, perché poi ultimamente sono diventato un pochino più meno sopportare, meno predisposto a sopportare certe cose. E niente, così. Se posso evitare, evito. Vabbè, niente. Ma sto rientrando, spero appunto che quello che diremo, nel modo che spieghiamo, nel modo che vi piaccia, vi interessi, sia anche abbastanza, come dire, accattivante, che incuriosisce,
che soprattutto dia chiarezza lì dove non c'è, o elimini certi concetti, certi pensieri che si ha sugli utenti della strada, chi ne usa, e quelle convinzioni sbagliate, perché qualche volta, più di una volta, è luogo dire, è luogo pensare. Vabbè. Per il momento vi saluto. Ciao ciao. Niente, sto rientrando in sede, siamo alle porte di Sant'Angelo Lodigiano. Ho appena lasciato appunto qua via i vari paesi, siamo appena usciti a Vidanterio. Una volta quando sono in sede poi cambio, la spegniamo e via. Un po' di registrazione così il mio amico lì si diverte un po' a guardare, un po' a fare, a montare, non montare i filmati, speriamo che sia un buon registro, facciamo una buona montatura e ci metta qualche buona musica, che so io, country o... Vabbè, qui non può metterli perché è un buon rock che non guasterebbe. Traded death for some company, might have faked some life for some feeling in the flesh. I was losing fame in a town they claimed was once a swinging gateway to the west. In the hottest room on the highest floor, the only place I could still afford to rent. I said goodnight to a lucky strike and struck out for the heaven in my head. And shattered, man, I was up against my will. Still confused, my eyes produced a silent film. I was a sticky mess of a sickly man when I crawled out the bed and down the hall. I stopped and leered in every mirror. I swear I seen my future in my fall. So I bathed, shaved, and even prayed, lied and waited for new covers. Somewhere say, forgotten love can be gotten for a song. Pulled a black hat from the closet and some 20s from the till. A minute and very little skill to find and cast an actress for my silent film. It didn't seem perverse till I seen her purse slung over my great grandma's gramophone. It was not a sense of sentiment, but the shame of having nothing of my own. You'd have thought
of a thing to say, but I'd rarely been expected to expound. Shadow caged on the fire escape. She took a phone call but never made a sound. The air was more like water. Her skin was an oil spill. We fell asleep to the flickering of our silent film. Ecco qua, stanno per entrare in ditta e niente. Ma adesso vado a lavare il cassone che ho caricato il pesce, poi farò il rifornimento, vado a sganciare, torno indietro, farò il rifornimento e agganciò il camion per lunedì. Eccoci qua. Vi saluto, buon weekend a tutti. Ciao ciao, ciao Mircone, mi raccomando, fai un buon lavoro, ciao.